Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Io sono Simona e questo è un video di super acquisti misti. Sono stata da OVS, Lillapois, che vi annuncio se non lo sapeste, è diventato Caddis e Esselunga. Ho trovato tante cose belle, 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 alcune che cercavo da un sacco di tempo, altre. Molte sono tutte per me super novità. Partiamo dal prodotto del primo quadrimestre del 2021 che in tantissimi stiamo cercando per supermercati e sono i pancake del Mulino Bianco, li ho trovati! Yeah! Contentissima, ce n'era una distesa infinita e vi comunico però che nel frattempo, lo stesso giorno, li ho visti anche al Conad, quindi ci sono veramente oramai in tutti i grandi supermercati. Costano, mi sembra, intorno a 2,49 euro, qualcosa del genere. Ce ne sono 8 al loro interno e consigliano, me lo aspettavo, di scaldarli o nel microonde o in padella. Io credo li scalderò in padella perché, dunque, per esprimere il concetto, uso una parola molto usata, molto utilizzata anche dagli antichi, che si iniettano nel microonde, si iniettano, quindi no, li scalderò in padella e finalmente domani potrò fare colazione con i pancake perché ho fatto questo video, capite la fretta? Allora, facciamo che prima vi faccio vedere tutte le cose buone che si mangiano che ho comprato. Altri biscotti che stavo cercando da quando li ho visti in un video della Eli, le gocciole con cioccolato fondente e cocco. Anche queste, come vedete, sono ben sigillate. Devo dirvi la verità, ho paura ad assaggiarli questi biscotti perché sapete quelle robe per cui poi bisogna infliggersi delle punizioni per staccarsi dal pacchetto? Ecco, questo è il mio pensiero, però avevo veramente voglia di provarli. Cercherò di non abusare, ovviamente, però capite che cocco e cioccolato fondente dovevano venire a casa con me per forza. Conferma di sempre, Lindt Excellence 100%, questo è quello senza zucchero. E il posto più economico in cui acquistarlo è sicuramente il Conad, perché il Conad costa 2 euro quasi sempre, come fosse un prezzo fisso. Invece, per esempio, al CRAI costa 3 euro, quindi 1 euro di differenza non è poco. E il cioccolato che io consumo praticamente di più, però è una tavoletta di soli 50 grammi. Se vi piacciono i prodotti, i dolci, questo non fa per voi, perché tutte le persone a cui piacciono molto i dolci, o anche solo che bevono il caffè con lo zucchero, non so come dire, comunque che mangiano il cioccolato al latte, così, quando assaggiano questo hanno degli svenimenti. Quindi, only the brave. Altro attentato totale, ma questa so già come utilizzarla, ovvero per alternarla al burro di arachidi crunchy che divoro tutte le mattine, di questa marca, ma in generale questo prodotto scoperto grazie a mia cugina, perché non sapevo della sua esistenza, di Damiano. Questa è la crema di nocciole tostate bio, che come unico ingrediente ha le nocciole tostate. Costa un arto, perché costa, mi sembra, 5,45 euro. Se avete i ticket, usateli. Ticket restaurant. E 100% nocciole tostate bio, origine Italia. Ovviamente 700 calorie per 100 grammi, vegana. Però ragazzi, io questi prodotti li ho già provati e vi posso assicurare che questa crema di nocciole è qualcosa di strepitoso, è proprio un'esperienza libidinosa. E comunque questa azienda produce a Torrenova in provincia di Messina. Altra cosa che si mangia, sempre scoperta tramite mia cugina, è questa marmellata di mirtilli bio, 110 grammi di frutta in 100 grammi di solo frutta. Mirtilli bio, l'ho già detto, non lo so. Questa ha solo zuccheri della frutta, solo 3 ingredienti, senza addensanti aggiunti, è bio ed è senza glutine.
Gli ingredienti infatti sono mirtilli, zucchero d'uva e succo di limone. Questa qui. Ci sono anche ancora un paio di gusti, mi sembra, sono sicura sulle fragole, l'altro non me lo ricordo o forse non esiste. Anche questa non costa poco, però vi assicuro essere molto buona. Allora, all'Esselunga ho trovato anche delle maschere di Garnier che cercavo da un pezzo e non riuscivo a trovare né da Candice né da Conad. Sono quasi sicura, ma non ci metterei la mano sul fuoco, di averle viste nei video o comunque di averne sentito parlare da Michela e da Sonia. Se così non fosse, perdonatemi. Sto parlando delle Nutribomb al latte di cocco più acido ialuronico per pelli secche e spente, che erano peraltro anche in, così chissà se si vede. Erano anche in offerta a 2,49 euro, quindi ben contenta, ne ho prese due perché volevo prenderne una. Poi ho detto sicuramente mi piacerà, tornerò per prenderla e costerà tipo tantissimo, oppure non le troverò più. Quindi nel dubbio, per non sbagliare, ne ho prese due. A meno di 3 euro ho preso il formato grosso da 1,09 litri del mio oramai ufficiale ammorbidente della vita ed è il Fabuloso al cocco. Anche questo sicuramente per la prima volta l'ho visto in un video della Eli. Da allora non l'ho trovato subito, ma nel momento in cui l'ho provato, ragazze, io vi posso dire, cioè, quando la differenza nel bucato si sente quando il bucato una volta steso vi profuma casa. Ecco, questa è la risposta, è la soluzione. Ne ho due nel formato, non so se da 75 o da 1 litro, quello più piccolo del Fabuloso, ma quando ho visto questo ho detto no, 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 mi serve, mi serve, mi serve. E se non lo avete ancora provato, io ve lo consiglio, come ammorbidente è strepitoso. Poi a 2,99 euro, scontato di 2 euro, perché sarebbe 4,99 euro, di Pantene Pro-V. Io di Pantene non acquisto prodotti da un lustro. Ho preso questo balsamo in mousse. Io quando vedo mousse mi si drizzano le antenne. Allora, questo dice che rilascia un nutrimento leggero senza appesantire per capelli grassi e danneggiati ed è questo. Non lo avevo mai provato, non, ma in generale come tipologia di prodotto non avevo credo neanche mai visto al supermercato. Quindi quando l'ho visto per di più scontato ho detto aspetta, vieni, vieni in my carrel che così andiamo a casa insieme. Come credo di ripetervi spesso, io oramai devo lavare i capelli un giorno sì e uno no, perché mi si sporcano subito in questa zona qui. Oh, non ho gli orecchini. In questa zona qui, io dopo 2 giorni, cioè li lavo per dire il lunedì, il martedì no, il mercoledì li devo rilavare. Ecco, perché io appena inizio a vedere che qui non è più bello fresco, non esiste. E quindi sto comprando tanti prodotti per i capelli perché li consumo anche tanto. Poi sempre da Esselunga, questa volta torniamo a casa Garnier. Di questo me ne aveva parlato la Miki, ma in realtà non proprio di questo, ma di uno fatto in questo modo, con l'erogatore fatto in questo modo, ma un altro. Io ho trovato questo e ho preso questo ed è una protezione solare 30, una protezione alta con texture leggera e rinfrescante, invisibile sulla pelle con aloe vera idratante, si chiama Acqua UV, forse, o è l'innovazione Acqua UV, chi lo sa, senza alcol, resistente all'acqua. Protezione fotostabile UVA UVB, ma soprattutto anche questo Zaza ha l'erogatore fatto a ring light. E quindi per simpatia e dedizione verso questa tipologia di erogatore, se mi seguite su Instagram, ma se avete visto anche un video di dicembre,
Sapete che io con un erogatore come questo ho anche lo spray lucidante di L'Oréal Professional che a me piace tantissimo e che anche stasera la parrucchiera mi ha abbondantemente vaporizzato sui capelli perché sa che mi piace. Ho proprio simpatia per gli erogatori fatti in questo modo. C'è scritto di agitare bene e noi così faremo. È un prodotto comunque sempre comodo quello spray rispetto a ciò che va massaggiato sulla pelle. Quindi gli ho voluto dare fiducia e l'ho pagato intorno ai 14 euro. Poi in offerta a 1,64 euro, se non ricordo male, c'era il Mentadent, c'erano varie tipologie di Mentadent. Questo è, io ho preso il White System nel maxi formato da 125 ml, a 1,65 euro era assolutamente conveniente. Un prodotto di make-up per chiudere la mia spesa da Esselunga ed è il gloss che vedete indossato. Allora, il gloss non è di questo colore perché sulle labbra, su tutte le labbra, ho messo la matita di Charlotte Tilbury Pillow Talk Intense, che come sapete è in assoluto la mia matita labbra di Charlotte Tilbury preferita perché è l'unica, e ve lo confermo anche dopo averne comprate altre, che ha una scrittura immediata morbidissima e non devo faticare, cioè questa come la appoggio sulle labbra scrive, ma scrive tanto, è super pigmentata. Purtroppo nessuna delle altre matite che ho di Charlotte Tilbury lo fa, ma ne parleremo altrove. Quindi su tutte le labbra ho messo questa matita che è bella strong e poi col dito, per non andare a sporcare l'applicatore, ho messo questo gloss. Qui siamo in casa Maybelline e si chiama Lifter Gloss con acido ialuronico. Sono 5,4 ml, non era scontato. E l'ho pagato 10 euro e boh, qualche cosa, non 11 euro, ma tra 10 e 11 euro. Questo colore è quello che mi piace veramente. Allora, sono tutti carini, ce ne sono 4 o 5. Questo era in assoluto quello che anche sul web mi attirava di più e volevo assolutamente provare. Sapete che io non sono normalmente una tipa da gloss, però ultimamente mi rendo conto che i miei gusti di make-up per certi versi stanno cambiando, alcuni per esigenze tipo prediligere prodotti cremosi per la base oltre al fondotinta, ma in parte proprio perché si cambia. Quindi questo gloss è delizioso, è veramente delizioso, secondo me anche nel packaging. Il colore, non ve l'ho detto, è il 7 Amber. Vi faccio vedere anche com'è l'applicatore, è abbastanza grande come applicatore, ma è anche abbastanza confortevole da utilizzare sulle labbra. Vi faccio uno swatch e comunque non è male per essere un gloss, è abbastanza pigmentato, non è un gloss totalmente trasparente. A me piace veramente moltissimo questa tipologia di colori. Come prodotti labbra io li adoro. Fatemi sapere se voi li avete già provati, se li conoscete, che colori avete. Vi dico già che su Amazon costano meno, perciò per quando vedrete il video vi metterò il link da Amazon, soprattutto se non avete supermercati vicini che rivendono Maybelline. Se vi piace vi metto il link così se avete Prime ve lo comprate con Amazon. Passiamo a quello che ho acquistato da Caddis. Allora, ho preso due maschere occhi di Acti Mask defaticante arancia e mango. Sono le maschere a mascherina da utilizzare sugli occhi che io adoro. A parte che a me piacciono moltissimo le Acti Mask in generale, anche questa per gli occhi si può tenere in frigo per un effetto più fresco, ma in generale mi piacciono tantissimo le maschere fatte proprio a mascherina. Le trovo comode perché di solito di qualunque marca aderiscono meglio rispetto ai patch, per esempio, e non c'è il problema di magari il patch che si sposta o addirittura che si stacca. Questa è una maschera anti-età
con Q10, gliela faccio, acido ialuronico e vitamina E. Costavano, mi sembra, 1,99 euro. Non sono sicura dei prezzi perché non ho più tutti gli scontrini, ma comunque se le conoscete. Insomma, sapete che più o meno il costo delle Acti Mask si aggira intorno a queste cifre. Poi ho preso un prodotto per quando voglio fare i capelli lisci e un prodotto per quando voglio fare i capelli ricci, anche se in realtà uno lo posso utilizzare e poi asciugarli comunque ricci. Quello per i capelli ricci me lo avevate consigliato anche voi l'anno scorso su Instagram, quando vi avevo chiesto di consigliarvi dei prodotti per i ricci. Sto parlando di Adorn, 3,35 euro, crema ricci anticrespo, ricci senza capricci. Questo è il prodotto, io non l'ho mai provato, però mi avete parlato in tante bene dei prodotti di Adorn. Quindi me lo sono trovato davanti, 200 ml, l'ho voluto prendere, ha una profumazione buonissima. Ha una profumazione buonissima che non vi so descrivere, ma è comunque una profumazione buonissima. L'altro prodotto per capelli che ho preso, che ho già utilizzato e vi ho fatto subito una prima impressione nelle storie di Instagram in cui vi ho detto che mi ha scioccata per quanto è efficace, e per questo devo ringraziare la Miki che mi ha fatto venire la curiosità perché io l'ho visto in un suo video e ho detto mi ricordo un prodotto di Kérastase che si chiama K-Water che costa 40 euro e che non comprerò per il costo che ha, quindi lo voglio provare. Questo si chiama Wonder Water, non vi ricordo niente, allora di L'Oréal Elvive, balsamo lamellare, trasformazione immediata. 10 volte più lisci, istantaneamente districati, senza siliconi, non appesantisce. Indicato per capelli lunghi e lisci. La quantità di 200 ml è sempre la Miki. Mi ha fatto notare che dietro, spero che si possa vedere, c'è l'indicazione delle singole dosi, quindi sono 20 ml a shampoo praticamente. E ragazze, ma cos'è? Mamma mia, pazzesco! Io avevo i capelli ricci quando li ho lavati, avevano anche preso umidità. Quindi avete presente la lana, quando però è bella infeltrita? Ecco, quelli erano i miei capelli. Quando ho messo questo prodotto, io sono rimasta, ho detto, cioè, incredibile. Quindi perfetto se avete fretta, mi ha sciolto i nodi. In pochissimi secondi per davvero, qui dice 8 secondi, non li ho contati, ma davvero in pochissimo tempo, applicato sui capelli, massaggiato, già quando lo stavo massaggiando i capelli erano morbidi. Quando li ho risciacquati, avete presente quando vedete quelle pubblicità di prodotti per capelli con quei capelli che sembrano seta? Io me li sentivo così. No, ragazze, stupendo, stupendo, stupendo. Ha solo un difetto, il prezzo. Allora, da Caddis io l'ho pagato 7,99 euro, per vederlo 20 minuti dopo in offerta da Esselunga a 6,30 euro. Ma poi, grazie alla Simo che me lo ha segnalato, l'ho comprato e questo, come vedete, è un altro che ho subito comprato di scorta su Amazon, 5,40 euro o 45. Quindi anche questo. Se lo volete comprare, compratelo su Amazon perché lì costa meno. Grazie Simon. C'era uno stand di Essence e ho voluto provare questo prodotto per le sopracciglia perché sono in avanzato stato di utilizzo con quello di Astra che sto usando tutti i giorni, ma non perché sia il mio prodotto sopracciglia preferito. Così perché non mi va di buttarlo. Questo di Essence che si chiama Make Me Brow e che ha anche le fibre è il classico mascarino di cui già mi piace di più lo scovolino. Mi piace di più perché è più piatto e non a cono come l'altro, ma soprattutto è più lungo. Quello che mi piace ancora di più, io ho preso la colorazione, boh, vabbè, quella una castana. Quello che mi piace veramente di più rispetto a quello di Astra è che questo prodotto è decisamente più cremoso, è come se fosse una mousse.
Mentre una cosa che assolutamente non mi piace è che è liquido, è molto liquido. Quindi che cosa succede? Che quando lo utilizzo, se passo troppo su un punto, poi mi va a cancellare quello che c'era sotto. Quindi no. Questo qui invece è anche quello che ho utilizzato stamattina, ma lo sto utilizzando già da qualche giorno, mi sta piacendo tantissimo e costa 2,99 euro. Invece per 4,50 euro o giù di lì, della collezione di Essence Hello Good Stuff, di cui ho visto tantissime referenze, sempre dalla Eli, ma non avevo proprio avuto occasione di persona di andare a vedere, ho preso questo face primer. Questo ha l'olio di semi di canapa, sono 30 ml, ha il 98% di ingredienti di origine naturale, l'ho utilizzato ieri e vi posso dire che come prima impressione non mi è affatto dispiaciuto. Non contiene siliconi, parabeni, microplastiche e oli minerali, quindi veramente un prodotto interessantissimo, soprattutto per la fascia di prezzo in cui si colloca. Ci aggiorneremo più avanti. E ora passiamo a quello che ho acquistato da OVS. Allora, il prodotto più innocuo è questo duo di maschere per occhi, maschere relax. Sono due maschere da 7 ml, maschere rilassanti che io sicuramente utilizzerò un paio di sere. Quando mi metto nel letto sono molto curiosa, non credo di aver mai provato delle maschere di Shaka, tantomeno delle maschere occhi. Poi l'altro prodotto veramente super simpatico, ve l'ho messo in una storia su Instagram, di Yes Too, peraltro in offerta 2 euro, tutte le maschere di Yes Too erano in offerta 2 euro, ma questa era l'unica in tessuto. Cos'è questa? Dove si mette questa maschera? Qui c'è scritto For the Other Cheek. Ecco, questa è una maschera per i ciapet. Ora, ragazze, io l'ho presa veramente per simpatia, perché è chiaro che io non mi aspetti nessun miracolo da questa maschera, ma era veramente troppo simpatica, veramente troppo simpatica e contiene il 95% di ingredienti naturali, caffeina e guaranà. Ora, ditemi voi se non è simpaticissima. Bisogna tenerla per 10 minuti e poi massaggiare l'eventuale eccesso di prodotto fino all'assorbimento. Morale della favola, l'ho trovata di una simpatia estrema. Fatemi sapere se voi l'avete mai vista in giro o provata. Era troppo forte. Infine, che cosa è arrivato in questi mesi di prigione da OVS? È arrivato uno stand di Cosmify. Allora, c'erano diversi prodotti che mi purtroppo pochi rispetto a tutta la gamma, ma diversi che mi incuriosivano, soprattutto di Giuliana, Makeup Delight. C'erano anche gli illuminanti di Basic Gaia. Un prodotto solo di Lolla, la mousse detergente. Di Basic Gaia avrei anche provato degli illuminanti, ma era un casino senza i tester. Ci devo tornare con più calma. Mi piace tantissimo la palette Face to Face di Giuliana, che penso acquisterò. Ma che cosa ho preso? Una palette di cui mi sembra che su YouTube si sia parlato veramente pochissimo, a parte il video di Giuliana. E forse ce ne sono altri due, non di più. Provate a cercare anche voi su YouTube Italia se trovate dei video dedicati a questa palette, cioè che siano più di 10. Io non sono arrivata a 5. È una palette che mi attira tanto, la stavo studiando da un pochino. Non è una palette di quelle che guardandola pensate, oh mio Dio, che colori pazzeschi. No, perché sono dei colori molto desaturati, ma a me attira. Avete presente quando cioè, c'è uno che non piace a nessuno, ma a voi sì, uguale. Allora, sto parlando della Eye to Eye Palette, che ha questa custodia tutta specchiata, inutile, che però costa 39 pippi. Quindi attenzione. Ha un pennello molto carino, di cui vi metterò il close up, e la palette che sto già utilizzando da 2 giorni. Vediamo se riesco a farvela vedere senza distruggerla. È questa qua. Allora,
Tutta questa parte è uno specchio gigantesco, veramente comodissimo, e questa è la palette. Io spero che possiate vederlo. Allora, nella parte sopra, insomma, quelli rettangolari sono tutti matte e qui ci sono 5 ombretti shimmer. Quello che vedete, questo make-up strong che vedete oggi addosso a me, l'ho fatto con questo ombretto che si chiama Absolutely, però ragazze, tenete conto del fatto che l'ho fatto 12 ore fa. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua. Secondo me è veramente bello. È veramente bello. E poi con questo marrone neutro che si chiama, con questo marrone neutro, specchia tutto, che si chiama Feel You, questo qua. Eccolo qua. Allora, a me piace. Per quello che ho utilizzato, gli ombretti li ho trovati tutti scriventi e molto pigmentati, neanche particolarmente polverosi, anzi, devo dirvi, sono molto setosi e questi shimmer sotto sono molto burrosi, quindi sono veramente anche molto semplici da utilizzare. È vero, non sono dei colori per cui si urla al miracolo o a qualcosa di mai visto, però proprio per questo mi intrigava, anche perché io di palette con colori pazzerelli ultimamente ne ho più di una, mi piacciono tanto, voi lo sapete che mi piace fare anche dei make-up molto colorati, anzi vi ringrazio perché vedo che piacciono anche a voi. Però questa palette mi era entrata in testa, la volevo e quindi l'ho presa. E questo è tutto. Temo che questo video sia lunghissimo. Taglierò un po' ovunque per quanto mi è possibile. Il gloss, come potete vedere, è ancora qui in tutta la sua bellezza. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo presto. Ciao!